La Cremonese è stata promossa in Serie A dopo ben 26 anni che la squadra non raggiungeva questo traguardo. La meritata conquista è dovuta a impegno, passione, scelte strategiche azzeccate ed un vero spirito di squadra. Fulvio Bonomi, ex bandiera grigio-rossa, ha giocato nella Serie A degli anni 80. Credo innanzitutto che sia frutto di un lavoro degli ultimi anni, anche se logicamente il risultato è arrivato solo quest'anno dopo tantissimi anni di mancanze Serie A. Credo che la società in questi anni abbia operato a volte bene, a volte male, ma alla fine quello che importa è raggiungere l'obiettivo della Serie A. Quando si raggiungono questi obiettivi, credo che la forza sia il gruppo, lo staff tecnico e logicamente anche i dirigenti che sono rimasti attaccati alla squadra, come lo era ai miei tempi. La Serie A penso tuttora sia un altro pianeta. La promozione a cui ho partecipato io è un po' più datata, perché la prima promozione che abbiamo fatto noi nell'84 e sono molti di più gli anni. Le sensazioni non possono essere uguali, perché è logico, avendole vissute in prima persona, non sono come quelle di adesso. L'ex calciatore Ettore Ferraroni è stato in campo ben 5 anni nella Serie A dei primi anni 90. Ero partecipe dell'ultima 26 anni fa, dell'ultima partita in Serie A giocata a Milano contro il Milan, e in questi 26 anni qua ho sempre seguito la Cremonese in C2, C1, così ho sofferto molto, e ieri sera non sono andato a Como perché soffrivo troppo, e quindi in questo momento godiamoci la Serie A. Il merito è totalmente dei giocatori, della squadra, dei tifosi, e questo fa ben sperare. Il campione del mondo cremonese Antonio Cabrini resta sempre legato a Cremona. Gli ingredienti fondamentali sono quelli del lavoro fatto dalla società, e naturalmente grande merito va alle scelte della società, alle scelte degli attori e soprattutto ad Ariel Braida, che sicuramente è stato una pedina fondamentale per la crescita proprio del calcio cremonese. E questo poi naturalmente arrivare a una promozione Serie A in un anno così particolare è sicuramente una condizione importante per lo sport cremonese, ecco.